Nuova puntata di Klaus Condicio, dopo Antonio Di Pietro che dalle nostre telecamere ieri ha annunciato una svolta importante del IDV, che quest'autunno sarà presente con consigli di fabbrica, con cellule diciamo di partito nei consigli di fabbrica più importanti a fianco degli operai e delle manifestazioni, ha paventato un ritorno delle Brigate Rosse. Abbiamo con noi da Palermo al telefono per la terza volta ormai un amico della trasmissione, se possiamo dire così, per noi non per lui, il dottor Gioacchino Genchi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno a lei. E, che tempo fa a Palermo? È un po' annuvolato, parte il caldo. Esatto. Senta, intanto la nostra precedente intervista ha fatto rumore, ovviamente ne hanno parlato tutti, poi di fatto mi è parso di capire che all'inizio ci fosse stata qualche diffidenza, qualche cosa, poi in realtà mi sembra di capire che sulla linea tracciata da lei si siano mossi sia la Lega, nella persona perfino di Bossi, che il presidente Cossiga, no? Ha visto anche lei, immagino. Beh, insomma, diciamo che erano piuttosto ovvie anche le conclusioni che avevo fatto, quindi non c'era molto da stupirsi, no? Non c'era molto da stupirsi, ma alla fine che prendano anche, diciamo, che arrivino da lei, che è comunque un tecnico, e che tecnico chiaramente illumina, no, delle cose, fatta anche in modo laico, no? Non era fatta per ma proprio per chiarire alcuni passaggi. Non ho visto iniziative conseguenti da parte del governo, però immagino che saranno in serbo. Beh, sì, perché se non ci fosse questo potrebbero in teoria ripetersi i fatti, è corretto? O ne potrebbero accadere degli altri. O comunque accadere degli altri. Vabbè, mi auguro per Berlusconi, non voglio essere io adesso a dire quello che deve fare, che si tuteli un po' meglio. Hanno militarizzato, se ci fa caso, hanno militarizzato tutto il personale dei voli CAI, quindi ormai sono legati pure loro al segreto di Stato, quindi sostanzialmente questo segreto di Stato si sta diffondendo un po' da tutte le parti, insomma, adesso probabilmente anche al supermercato metteranno il segreto di Stato. Certo, certo. Senta, veniamo invece a un tema che noi nelle nostre due precedenti interviste avevamo comunque affrontato già e che adesso sta, diciamo così, deflagrando. Allora vorrei arrivarci però per gradi, prima di arrivare alla sua, al pezzo oggi di Bolzoni Viviano, vorrei arrivare però riprendere un po' il filo delle nostre interviste precedenti per vedere se riusciamo a ottenere qualcosa di nuovo. Allora, intanto, le varie evoluzioni della vicenda Ciancimino, vorrei un giudizio da lei, che è culminata con questo papello, eccetera. Lei tecnicamente come vede l'evoluzione di questo imputato testimone? Sono dei magistrati a Palermo che stanno lavorando, stanno facendo delle acquisizioni, delle verifiche, ritengo che sia ancora presto per formulare delle ipotesi. Quello che per la verità mi fa un po' paura è che la soluzione di vicende storiche così importanti, oltre che giudiziarie, venga affidata all'arbitrio di una persona quale Ciancimino, che si sa da dove proviene. Poi io non è che conosca bene, diciamo, le risultanze processuali, però ritengo che il primo vincolo che si impone a chiunque intende dare un contributo, una collaborazione con la giustizia, è dire tutto di sé e consegnare tutto quello che ha e che ha acquisito illecitamente. Io mi auguro che per Ciancimino questo sia avvenuto, perché la ritengo la condizione minimale perché possano essere prese per buone le cose che lui dice. Senta, lui fa delle rivelazioni, diciamo, a rate, chiamiamole così. È una strategia evoluta, alcune cose dice che non si trovano perché addirittura i magistrati non hanno controllato i dischetti o non si possono avere i dischetti indietro, cioè cose un po' così che lasciano un po' perplesse. Lei, dal punto di vista, come diciamo persona che fa di mestiere anche l'investigatore, che sensazione psicologica ha? Guardi, nelle indagini giudiziarie purtroppo i vuoti, i buchi neri, a volte diciamo piccole sottovalutazioni, grandi sottovalutazioni, in taluni altri casi anche errori ci sono, specie quando le indagini sono complesse, specie quando un ufficio giudiziario si trova contemporaneamente a doverne gestire tante di indagini con delle emergenze che si accavallano, quindi
Una cosa è leggere i risultati di un'indagine a distanza di tempo e quindi fare le pulci, come spesso mi capita, ai fascicoli processuali, però bisogna anche avere l'onestà intellettuale e professionale di immedesimarsi nel momento storico in cui determinate acquisizioni sono state eseguite, perché poi è facile dire come si sarebbe dovuto o potuto fare. Sì. Quello che invece è importante è la verifica della buona fede, perché l'investigatore o il magistrato più o meno sveglio, preparato, attento e solerte, comunque anche quando sbaglia o anche quando è superficiale deve essere in buona fede. Se non c'è buona fede, spesso anche una eccessiva solerzia o un particolare attivismo testimoniano condotte illecite più significative di quanto non siano le sottovalutazioni. Quindi io starei molto attento a avanzare, diciamo, ipotesi di collusioni o di insabbiamenti. Ritengo che probabilmente siano stati adottati dei criteri di prudenza nell'acquisizione e nella valutazione del contributo informativo di Ciancimino. Ritengo che se c'è stata prudenza abbiano fatto bene a essere prudenti, perché il caso e il soggetto merita questo tipo di prudenza. Poi ricordo a me stesso dei risultati storici, cioè insomma, il padre di Ciancimino fu processato e condannato in un processo istruito tanti anni fa dalla Procura di Palermo, che in primis è stato patrocinato dal dottor Giuseppe Pignatone, quindi insomma non mi pare che Pignatone possa definirsi un amico, diciamo, di Ciancimino, se non altro dal punto di vista storico. Poi se si poteva fare di più, si poteva fare di meglio, andava fatto di più, probabilmente adesso vediamo con questo che sta venendo fuori, posto che i magistrati che adesso stanno seguendo l'indagine certamente sono dei magistrati di altissimo livello. Però insomma il messaggio che lei dà è cautela, attenzione a far dipendere una rilettura della storia italiana da un solo personaggio. Ma guardi, io mi rendo conto forse di essere inadeguato pure io, sa perché glielo dico? Perché in effetti, guardando da vicino la Procura di Palermo, gli uffici giudiziari di Palermo, mi sono accorto sia in passato che nel presente che probabilmente tante cose non vanno bene, si potrebbero fare meglio, si sarebbero potute fare meglio, però avendo visto di peggio, molto di peggio in altri uffici giudiziari, io non riesco più a valutare, diciamo, un sentimento o un giudizio di negatività nei confronti dell'operato degli inquirenti palermitani, perché guardi, le posso dire che Palermo è un paradiso terrestre rispetto ad altre realtà giudiziarie, se consideriamo non solo della Calabria ma anche romane, per esempio. Certo.